Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è il mio anniversario di matrimonio. Abbiamo compiuto 5 anni di matrimonio e quindi volevo comunque farvi partecipare, fra virgolette. Visto che comunque mio marito è tutto il giorno al lavoro, perché ovviamente di venerdì si lavora. Oggi è 22 maggio, mi sono sposata il 22 maggio del 2015, è stato un giorno meraviglioso, spettacolare, però volevo farvi, visto che comunque non ci va di andare a cena fuori, per il periodo che è, sinceramente non mi va di andare a cena, di andare nei locali, eccetera, eccetera, anche con la bambina, non mi va assolutamente. Ho deciso di preparare una cenetta particolare, più che particolare qualcosa di buono, che ancora non vi svelo perché devo ancora ultimare le mie ultime idee, quindi vi dico solo che ho fritto le melanzane, perché così si riposano le melanzane e sono più saporite. Man mano nella giornata comunque vi farò vedere tutte le preparazioni, perché comunque questo video lo sto facendo proprio per farvi curiosare nella nostra cenetta di stasera, più che altro farvi vedere qualche ricettina, il dolce che preparerò, insomma per tenermi anch'io compagnia durante la giornata. Quindi adesso sto per farmi la mia routine di pulizia solita e poi ci aggiorniamo dopo. Allora, visto che ho quasi finito comunque di farmi le mie cose a casa, devo solo fare il bagno, ma prima di farmi il bagno voglio darmi un'aggiustata a questi capelli e farmi un po' più carina. Ho deciso di farmi la piastra oggi perché nei prossimi giorni mi devo fare il colore e quindi con i capelli ricci è un disastro farmi il colore, quindi ho deciso di allisciarmi i capelli e poi farmi il colore fra qualche giorno quando saranno un po' sporchi, ovviamente. Quindi adesso mi do una sistematina, un'aggiustatina, mi piastro questi capelli e ci vediamo dopo. Allora, io ho finito tutto. Ho fatto il bagno, mi sono fatta la piastra, ho finito il resto delle cose e adesso mi metto a lavoro perché voglio cominciare a cucinare perché è già tardi, sono le 1:30, quindi ho pranzato prima e voglio cominciare dalla focaccia. Quindi vi lascio al video della focaccia. Faccio un video molto breve, però vi faccio vedere tutti i passaggi della mia focaccia con patate, pesto e tritato. A dopo. Ok, la focaccia l'abbiamo fatta, la mettiamo a lievitare sono le 2:15, la mettiamo a lievitare fino alle 5, magari, e
per 2-3 orette, anzi più tempo avete meglio lievita, ma visto e considerato che qui già fa caldo, non c'è bisogno di mettere grandi, di avere grandissime ore per la lievitazione dell'impasto. Quindi l'impasto lo facciamo lievitare e io nel frattempo sto preparando la pasta per fare il timballo di pasta che vi farò vedere dopo perché io adesso la sto cucinando, la dovrò fare raffreddare perché deve essere fredda, perché vedrete tutto nel procedimento quando andremo ad assemblare la pasta. Quindi ci vediamo dopo. Rieccomi, sono passate circa 3 ore, infatti la pasta è gigante, è lievitata tantissimo e adesso vi faccio vedere come faccio questo timballo di pasta. Vi lascio il video sempre con pochissimi, pochissimi minuti, pochissimi secondi, però vi faccio vedere al solito tutti i passaggi e ci vediamo dopo. Allora, ho infornato la pasta, quindi la facciamo cucinare. Nel frattempo prepariamo il dolce. Adesso vi lascio al video e vi faccio vedere che dolce riciclato preparo. La pasta l'ho sfornata, la torta l'ho infornata, vi faccio vedere il risultato della pasta, ma ve la farò vedere poi capovolta perché l'andrò a capovolgere così si vedranno tutte le melanzane in superficie.
Adesso invece ci occupiamo della nostra focaccia. Mettiamoci al lavoro. Allora, la focaccia è pronta per essere infornata. Ultimi 10 minuti di cottura vado a mettere un po' di mozzarella o formaggio, come preferite meglio voi. E ci vediamo dopo che vi faccio vedere la pasta capovolta, la focaccia pronta e il nostro dolce sfornato. Allora, io ho finito tutto, vi faccio vedere ora tutte cose pronte, tranne la torta non l'ho tolta dallo stampo perché è ancora tiepidina, quindi la lascio lì. Però adesso vi faccio vedere le mie preparazioni. Allora, ecco il mio sformato di pasta capovolto, come vedete. Poi si vanno a tagliare le fette ed è uno spettacolo. L'avete mai fatta voi così? Anzi, se qualcuna di voi l'ha fatta, me lo faccio sapere giù nei commenti. Come avete visto, io ho messo gli spaghettoni, ma si possono mettere tutti i tipi di pasta. Passiamo alla focaccia, guardate che delizia ragazzi, ovviamente non mangiamo tutto, considerate che tutto quello che rimane comunque lo consumiamo anche domani, quindi preferisco sempre fare così, preparare in più per poi mangiarlo l'indomani, che addirittura hanno ancora più sapori i cibi preparati il giorno dopo. Vedete il tritato, le patate, il pesto ovviamente sotto non si vede e alla fine ho aggiunto un po' di mozzarella. Infine ecco qui il mio pan di Spagna, guardate che morbido, ops, guardate che morbido e deve avere sapore di uova di Pasqua, deve essere buonissimo, non l'ho mai fatto così con le uova di Pasqua, me la sono inventata sul momento. Poi l'andrò a sfornare e andrò a mettere lo zucchero a velo, quindi abbiamo finito. Ok, vi ho fatto vedere la nostra cenetta, penso che mangeremo meglio dentro che fuori e ovviamente nel video avete visto tutte le ricette delle varie preparazioni. Adesso noi aspettiamo mio marito e ceniamo e festeggiamo questo nostro anniversario. Perché? Auguriamo. Auguriamo. È un video. Allora, mi sono seduta un attimo nel divano perché sono stanchissima, ho passato, si può dire, tutto il pomeriggio perché ho cominciato all'1:30, cioè ho fatto anche qualche preparazione stamattina, però del tutto ho cominciato all'1:30, quindi ho passato dall'1:30 fino alle 8 in cucina, quindi penso che si capisce dal video che comunque ci sono tante preparazioni, quindi ho passato tanto tempo in cucina. Adesso abbiamo finito di mangiare, abbiamo mangiato buonissimo tutto, è rimasto anche abbastanza per domani, però domenica invece di essere domenica per me sarà lunedì, perché ricomincerò a mangiare sano per come ho fatto in queste due ultime settimane. Quindi io spero vi sia piaciuto questo video,
Il dolce, non vi preoccupate, che lo assaggerò e vi farò sapere com'è nei commenti, ma sicuramente è buono perché è molto morbido. Voglio sapere il gusto perché sono anche curiosa, però adesso non ce la facevo. Quindi, se non sei ancora iscritto al mio canale, iscriviti al mio canale, attiva la campanella per non perdere i miei prossimi video, lasciami un like di supporto. Noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grande bacio.